È un festival bellissimo e sono molto contento di partecipare al festival. Lavoro prettamente sull'arte dei graffiti, che tratta lo studio delle lettere. Artisti preferiti ne ho diversi, come Fase 2 o Vulcan. Ruas, KNZ. Da dove vieni? Da Torino. La festa di graffiti più divertente dove sia mai stato. Che ne pensi di Draw the Line? Bello, mi piace. Nome d'arte? Sera. Da dove vieni? Grosseto. Sapevi dove era Campobasso prima di venire qui? Sì, perché c'ero già stato, però la prima volta non lo sapevo, devo ammetterlo. È un'esplosione di colore, di musica. Come vi chiamate? Hardcore. 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 Oslock. Ciao a tutti. A questa manifestazione l'hanno chiamata, cioè, Fieno, con la I. C'è stato questo piccolo errore. Questa volta passa, però vabbè. Meglio di così non si può. Ti chiami o ti chiamano? Fabrizio. Salve. Marisa Zappone, Elena Sprovieri. Perché a me piace disegnare e aspetto questo momento da una vita. Per il corso di writing, per imparare cose nuove e per stare insieme. Ci piace fare i writer. Writer, secondo me, è un artista che dipinge per uno scopo ben preciso. Ragazzi che disegnano sui muri, ballerini, breakers. Stasera ci sono gli MC che cantano. Breakdance principalmente. Non è un'esibizione vera e propria, l'idea è quella di un allenamento all'aperto. Sono rientrato e per quanto posso cerco di spingere questa disciplina in giro per le scuole. E un po' a disegnare, a dipingere, provare lo spray sul muro. Come vi chiamate? Giulio. Giuseppe. Andrea. Alessandro. Il writer è quello che scrive sui muri legali e che fa belle cose, non fa scarabocchi tanto per fare. Spettacolare. Fantastico. Stupendo. Mi è piaciuta molto. Possono portare tutte le idee punk su un muro con dei colori. Stefano wow 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 Des. Sopa, Pep da Azzor. Grandissimo Sopa, sono cresciuto con Sopa. Wow wow wow, fantastico, yeah. Tutte le sue sensazioni, sentimenti, sui colori, sulle scritte, come le fa. È bello quando fai un muro soprattutto legale. Fatto tu. È un writer molto famoso di New York. Stupendo. Favoloso. Bellissimo. Grandissimo. Meraviglie. È un evento meraviglioso e non vedevo l'ora che succedesse. Ti firmi? Mi firmo PG. Non me ne pare, mi piace e basta. È splendida, è qualcosa di meraviglioso, basta così. Guardo con interesse questi ragazzi che sono molto bravi. Un edificio che mi ricorda la mia infanzia, era il centro vitale della nostra città, il centro commerciale vitale. Ricordo mia madre che tirava sul prezzo del prezzemolo, 10 lire, 5 lire. Insomma, è proprio preistoria. Per me è una bellissima iniziativa. Mi piace tanto vedere di questi capolavori sui muri.